cara amica o caro amico, in prima battuta avrei voglia di dirti che non so rispondere alla tua domanda. E non è così importante che io non sappia rispondere, ma temo che neppure il Dio della Bibbia possa rispondere alla tua domanda. Neppure la Bibbia, che è parola di Dio, può rispondere alla tua domanda. Ho capito con il tempo, con il passare degli anni, che bisogna tacere davanti alla sofferenza. Il primo atteggiamento da vivere è quello. È meglio tacere che parlare molto spesso, perché le parole che si dicono, come succede nella vicenda di Giobbe e dei suoi amici, possono essere delle parole blasfeme, assolutamente. Solo Giobbe ha il diritto di parlare, non i suoi amici molesti che vogliono spiegargli le ragioni della sua sofferenza. La sofferenza che cos'è? È una lacerazione interiore. È qualcosa che distorce, stravolge l'immagine che io ho di me stesso. La sofferenza è qualcosa di spaventoso da questo punto di vista. E proprio per questo è pericoloso cercare delle spiegazioni. E il riferimento di fede non aiuta. Io credo che tutto sommato fosse più facile rispondere a questa domanda per Lucrezio o per Montaigne, che non avevano un riferimento di fede, che non per Paul Ricoeur davanti al suicidio di suo figlio, o per Clive Lewis, che ha scritto questo bellissimo libro Diario di un dolore. La sofferenza non trova una risposta nella fede, neanche nella dimensione della fede. Io ho conosciuto ovviamente persone che hanno cercato di darsi comunque una risposta. A volte si sono attribuite delle colpe, hanno detto: se Dio mi ha colpito in questo modo, devo avere sbagliato da qualche parte. E non hanno invece compreso che Dio spezza, Gesù spezza per sempre, definitivamente, il collegamento fra sofferenza e colpa. Pensa all'episodio di Giovanni 9, il cieco nato. Di chi è la colpa del bambino nato cieco? Sua o dei genitori? Oppure quando vengono a dire a Gesù che 18 giovani sono stati uccisi perché è crollata la torre di Siloe. E Gesù dice: ma voi pensate forse che quei giovani fossero più colpevoli di voi? No, non è così, non avete compreso nulla, avete un'idea del tutto distorta di Dio. E vicino a questo atteggiamento terribile vi è anche l'atteggiamento di chi pensa che la sofferenza sia un percorso di purificazione, possa essere un percorso di purificazione. No, io preferisco la posizione di Giobbe, che ha vissuto lo scandalo della sua sofferenza come una protesta, come un lungo grido anche nei confronti di Dio. Ha continuato a protestare la sua innocenza, ha detto: se la sofferenza è la dimensione nella quale vivo, non è dovuto questo a nessuna colpa, a nessun peccato che io abbia commesso. Giobbe, lo sappiamo, non riceve una risposta nel suo lunghissimo libro, al quale devi assolutamente andare. Ma alla fine del suo libro dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, cioè di Dio, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Visto che cosa? Nulla. Giobbe non ha ancora visto nulla, perché nulla gli è ancora stato restituito, ma ha compreso che Dio è lì, è vicino a lui. Dio è con te, Giobbe, Dio ti ha preso per mano. Dio non risponde alle ragioni della tua sofferenza, ma è con te nella battaglia contro la sofferenza. Visto che cosa? Pensiamo a Gesù e concludo. Tu sai che davanti alla croce di Gesù, davanti all'agonia di Cristo, soltanto un centurione romano, un pagano, riconosce Gesù e dice: davvero questo era il figlio di Dio. Ecco, adesso la risposta di Dio non è più da cercare nel Tempio, perché la cortina del Tempio si spezza quando Gesù muore. La risposta di Dio è da cercare in quell'uomo agonizzante che muore, che vuol dire che Dio è lì e anche lui sofferente accanto a te ti tiene per mano e non ti lascerà mai. E c'è una promessa di redenzione per questa creazione. Anche questa creazione è lacerata, ma vi è una promessa di un cielo nuovo e di una terra nuova. E tu devi essere, come cerco di essere anch'io, in questa battaglia contro la sofferenza.